Viviamo oggi un grande impatto degli sviluppi tecnologici sull'industria del risparmio gestito, un impatto che non è assolutamente trascurabile e che è destinato a diventare sempre più importante. Parliamo infatti di rivoluzione dei dati, la quantità e la velocità con cui questi dati vengono generati e trasmessi. Basti pensare che ogni giorno vengono generati circa 2,5 milioni di miliardi di nuovi dati e il 90% dei dati attualmente disponibili è stato generato solo negli ultimi 2 anni. Ora, di questo 90%, l'80% sono dati non strutturati, quindi non facilmente codificabili, per i quali è necessario l'implementazione di algoritmi molto sofisticati e di tecniche di apprendimento automatico che permettano di codificare in qualche modo testo, video, messaggi, immagini, proprio per capire quali sono le opportunità non prezzate dal mercato e quindi le opportunità che i gestori possono andare ancora a scovare ed implementare nei processi di investimento. Quindi, secondo noi, siamo ancora all'inizio di questa rivoluzione dei dati che è destinata ad avere un impatto molto importante su ogni settore a livello globale. In Goldman Sachs Asset Management riteniamo che il gestore ricopra un ruolo di fondamentale importanza. Perché? Perché se da un lato implementiamo e utilizziamo algoritmi molto sofisticati e tecniche di apprendimento automatico, riconosciamo che di per sé l'analisi e la quantità di dati non possono rendere una società o un individuo efficiente se non viene applicato il giudizio e l'elemento umano, quindi far passare attraverso la lente della conoscenza e dell'esperienza sui mercati questi dati per andare a capire veramente quali sono le opportunità non ancora apprezzate dal mercato e come implementando queste decisioni all'interno di un processo di investimento si possa creare valore per i nostri clienti finali. Quindi, da una parte abbiamo gli algoritmi sofisticati che ci permettono anche di analizzare giornalmente articoli di giornale, report di ricerca, documenti vari in diverse lingue e ci permettono di andare anche a identificare delle connessioni tra le aziende che vengono nominate, citate all'interno di questi articoli, allo stesso modo in cui le aziende digitali e tecnologiche riescono a profilare il cliente retail attraverso l'analisi di alcuni elementi distintivi. Noi facciamo questo lavoro, chiaramente è il team di gestione, il gestore, che poi sulla base del risultato di questa analisi dei dati riesce ad identificare le opportunità non ancora scoperte e prezzate dai mercati. Quindi assolutamente se un computer può battere un uomo ad una partita a scacchi, noi riteniamo che un uomo con un computer possa battere qualsiasi computer.